Pomeriggio cari amici, ben ritrovati in un nuovo video. Questo video sarà un video in collaborazione con il gruppo di Facebook Pink Ladies of YouTube, che è gestito da Sonny So e da Marianna Makeup89. Questo mese trattiamo del cosa portiamo in borsa mare oppure in piscina, WhatsApp in my bag, piscina o mare. Allora io vado a mare perché abito vicino al mare. Allora, innanzitutto vi dico una cosa che dovete gentilmente, se vi fa piacere, andare a guardare anche gli altri video delle altre ragazze che sicuramente avranno cose interessanti da far vedere. E magari mettere mi piace se piace il video e niente, è questo. E poi io comunque nell'info box metterò tutti i link di riferimento di tutte le persone partecipanti a questo video. Allora, partiamo subito. Io ho una borsa un po' vecchiotta, veramente l'ho comprata una nuova, ma ancora sto usando questa perché mi sembra male gettarla. Allora, la mia borsa mare è semplicissima, non è firmata, l'ho comprata al mercato, mi pare tanto tempo fa, perché non ne compro ogni anno, perché mi sembra, diciamo, un peccato che una poi la posa a terra. Manco da carpisa, è una borsa del mercato, forse 5 o 4 euro mi è costata. Ed è questa. È datata, però è capiente. E con la zip. Allora, quello che c'è all'interno, innanzitutto vi faccio vedere. Questa era messa un po' di fuori, ma io mi porto la tovaglia in microfibra che si asciuga molto prima rispetto a quella di spugna. Questa, una volta mi stendevo proprio a terra, ora dall'anno scorso mi sono comprata la seggiolina e mi metto bella seduta nella seggiolina, però ci metto questo telo che è, diciamo, in microfibra, molto carino e come ho detto si asciuga subito, non ci sta molto. Questo qua, e poi mi si sono rotte le scarpe da mare, quelle che mi metto per immergermi. Perciò l'altro giorno dai cinesi le ho comprati un altro paio, forse sono maschili, ma perché non c'erano versione femminile, ma non me ne frega perché me li metto proprio per farmi il bagno, perché là con i sassolini un po' viene male a stare con i piedi nudi, non ci sono abituata. Perciò ho preso questo paio che mi sono costate con lo sconto 8 euro. Questo qua sono molto comode, ma si possono mettere anche per passeggiare, per stare in casa, giusto? Ma io li utilizzo per il mare. Queste hanno lo strappo e qua anche di dietro, diciamo, il tallone, cioè, sono regolabili, sono carine. Poi c'ho anche una pochette dove tengo, diciamo, l'abbronzante e tutto l'occorrente. Allora vi faccio vedere. Poi vi faccio vedere altre cose nella borsa, intanto vi mostro quello che c'ho nella pochette. Questa pochette maculata, che l'ho comprata sempre dai cinesi, un altro cinese. Ho questa fascia a cerchietto che io metto di solito quando mi faccio il bagno per non avere la frangia tutto vicino agli occhi che mi dà fastidio. Poi c'è caldo, me la metto tutta con i capelli tirati all'indietro, anche se non sono granché con i capelli tirati all'indietro, ma per andare a mare ci sta. Così non mi ritrovo tutti i peli davanti. Questo qua mi sembra carino anche come fascia e non mi fa male soprattutto dietro le orecchie. Poi avevo comprato poco tempo fa da Acquasapone questo, diciamo, acqua abbronzante 50% di copertura, diciamo, che ti protegge dal sole, però assai non mi piace perché sì, è a spray, ma non mi piace, mi sembra un insetticida dall'odore, un po'. Lei comunque è Garnier Ambre Solaire, però questa versione non mi piace tanto. Comunque lo sto utilizzando anche insieme all'altra, ma non vedo l'ora che finisca, volevo dirvi questo, questa qua. Ed era con lo sconto, mi pare che veniva con lo sconto qualche 7 euro, non è che veniva pochissimo. Siccome gli altri costavano il doppio, perciò ho detto prendo questa e questa. Poi ho qualche due pacchi di fazzolettini che sono sempre comodi. E qui ho la crema solare, quella là, che proprio già è la seconda volta che la compro perché
Già la prima l'ho finita, proprio le prime settimane che sono andata a mare, io la uso tanto. E questa l'ho comprata da OVS, la crema solare, latte protettivo, olio di monoi e cocco. E ha una copertura, una protezione del 50%. E ha una profumazione di monoi di cocco che veramente è inebriante, molto buona. E soprattutto, sì, la dovete stendere bene, un po' resta bianchiccia, però se diciamo la stendete, poi non si vede più, non è di quelle che ci dovete stare 3 ore per farvela finire, per non farla diventare trasparente, però un po' la dovete passare a questo erogatore. Il profumo da qui non lo sentite, ma vi assicuro se andate da OVS, ma io anche dai cinesi l'ho trovata. Comunque da OVS c'erano varie versioni. Ha un odore, se vi piace il Monoi, mamma mia, viene di mangiarla. Comunque questa mi è costata 4,49 euro, quasi 5 con lo sconto. Ed è 100 ml. Io la metto pure sul viso. Ora qui non lo so se c'è messo, che si può mettere in viso, ma siccome è 50 di protezione, io la metto pure. Ed è molto buona, non mi ha fatto irritazione per niente. Poi che c'ho? Ah, un laccetto per legare i capelli, mi servono sempre. Poi c'ho delle salviette, queste qua in bevute, che non bastano mai di quante io ne uso per averle per necessità. Poi le cuffiette che le uso per il telefono, che nel telefono ho la radio e uso queste cuffiette se per caso sono sola, che non ci sono i miei amici, non c'è mia madre, io mi ascolto un po' di musica. Poi niente, questo era un campioncino che mi hanno dato nel negozio Vivi Bio. Sempre di un abbronzante, ma io l'ho provata, a parte che poco, ma sinceramente mi lascia la scia bianca, non mi è piaciuto molto. E poi mi sono informata, comunque la taglia grande, proprio la taglia del prodotto, costa sulle 25 euro un abbronzante, ma cioè per me sono fucilate queste, troppo troppo troppo. Poi c'ho una fascia, e l'anno scorso usavo questa fascia per tirarmi indietro i capelli, però è bellina, ma è un po' scomoda perché poi si allenta e tipo mi scivola all'indietro, mentre il cerchietto mi viene meglio. E poi non c'ho niente, c'ho una bustina per pulire gli occhiali se avete gli occhiali da sole. E questa è la pochette per il mare. Poi che cosa c'ho? Mi sono portata. Ha un altro paio di scarpe di gomma, queste qua che certe volte mi mettevo per camminare, queste che usano pure i bambini, ma ormai ci sono in tutte le misure. Ma queste ci saranno quelle originali, che non so come si chiamino, ma queste le ho comprate naturalmente dai cinesi, perché un paio di scarpe di plastica, sinceramente. Queste qua sono carine, comode. Ah, e poi mi è caduto, se avete sentito il rumore, lo spruzzino, che questo quando io arrivo al mare me lo riempio d'acqua, perché io subito non mi butto a nuotare, dopo una mezz'oretta, e nel frattempo mi bagno se c'è particolarmente una giornata calda. Questo qua l'ho comprato dai cinesi, oppure lo potete trovare anche dai casalinghi, mi pare che mi è costato 1 euro. Ci sono di tutte le colorazioni, vabbè, lo conoscete lo spruzzino. Poi l'altra volta nell'edicola mi sono comprata un giornale per fare dei giochi, per passarmi il tempo, che poi ne faccio uno o due e poi mi secco, perché poi con le mani bagnate che esco dall'acqua mi secco. Infatti com'è diventato sto giornale? Puzzle per fare i puzzle, e poi non so se c'è qualche cruciverba, comunque questo, per passarsi il tempo. E qui c'era pure la penna nera. Poi c'ho in evenienza un'altra tovaglia, un telomare, proprio quello classico di spugna, che è sempre utile per averne uno in più. Così. Vabbè, non mi esco tutto. Niente, poi non c'ho più niente. Questo è tutto il mio occorrente che mi porto per andare a mare.
Non so, magari altre persone porteranno più cose. Io comunque, siccome non ci sto tantissimo, se posso ci vado ogni giorno. Ora questa settimana non sono andata perché qui ha fatto cattivissimo tempo, si sono abbassate le temperature, ha piovuto tanto. Poi ora in questi giorni ho avuto impegni, perciò non sono potuta andare. Alcuni giorni è piovuto, ora questi giorni oggi ho avuto impegni. Però se posso ci cerco di andare tutti i giorni. Molte volte ci viene anche mia mamma, stiamo un'ora e mezza e poi andiamo presto e poi ce ne torniamo a casa. Così ci vado più frequentemente. Va bene, tutto qui. Questo era il mio video per mostrarvi tutte le cose di mare che mi porto nella mia borsa. Vi ringrazio di aver visto il video, vi raccomando di andare a guardare anche gli altri video delle altre ragazze e di sostenerle. Se vi piace il loro video, magari vi iscrivete. Sì, sono delle persone fantastiche, ve lo assicuro. Va bene, detto questo, vi saluto e ci rivediamo presto. Grazie a tutti. Ciao.